6 brani autonomi, indipendenti, e poi invece c'è un estratto da un testo famosissimo, Uomo e galantuomo, di Edoardo. Perché abbiamo deciso di fare questo excursus? Ecco, bravo. Perché abbiamo deciso di fare questo excursus all'interno della tradizione partenopea? Abbiamo deciso di fare questo, anzi qui il maestro che presenta. Lei, assistente, ragazzi, perfetto. Allora, abbiamo deciso di fare questo perché abbiamo rispolverato anche dei testi, per esempio il caso di Filippo, che forse rispetto al fratello come drammaturgo è molto adombrato. Sarà adombrato, invece abbiamo scelto un testo, Miseria Bella, in italiano, quindi un po' diverso dalla tradizione solida, insomma, di Edoardo De Filippo, che però ha delle caratteristiche di comicità molto interessanti. Poi c'è naturalmente il famoso il finale, lo svegliamo, un testo di Edoardo, quello della pistola, ma non diciamo nulla, perché là l'abbiamo andato a sparare a voi, la stessa cosa, a 50 anni, sempre stesse. Poi c'è il pezzo di Come Calacume, la prova. Non è un granché, cioè, ma qua dico no, piove, ci viene mai a casa. Va. Non è una grande cosa, però se provano a vedere che c'è una vesti nera, sì, vabbè, no, fatti schette. Se non avete dove andare, mezz'oretta, tra poco, 20 minuti. Primo pezzo forse. Stringiamo. Ah, vogliamo dire con cosa cominciamo? Amicizia, che questo meno conosciuto di Edoardo. Sì, no? Infatti, perché è brutto veramente, cioè Edoardo infatti non l'ha mai fatto. Tutti ci siamo domandati, ma perché non l'ha mai fatto questo testo? Ve lo proponiamo così. Sperimentiamo sta cosa. Andiamo, perché andiamo. Abbiamo già detto. Va bene, è stato un vero piacere. Grazie. Ci vediamo poi.